Buongiorno a tutti di nuovo, soprattutto perché appunto chi si è appena collegato ci guarda in registrazione. Prima di iniziare con le vostre domande, ne avete già tre su Slack, io le prime due le ho già riportate in questo documento che vedete, in cui adesso non vedete le domande, vedete un riassunto passo passo del processo, così giusto per sintetizzarlo. Appunto, partiamo da qui, prima di passare alle vostre domande specifiche, così diamo un'occhiata al processo, diamo un'occhiata al tema d'esame insieme e poi passiamo alle vostre domande. Se nel frattempo avete altre domande, come dicevo prima, scrivetele pure nel canale Esame 1 Questionario su Slack e man mano che le scrivete, poi andiamo in ordine e rispondiamo a tutte. Allora, prima di iniziare, vedete abbastanza grande, sì? O devo aumentare lo zoom? Leggete più che altro. Ok. No, un piccolo riassunto passo passo dalle regole d'esame e dalle specifiche che avete online. Specifiche che, apro una parentesi, a valle della sessione di oggi di domande e risposte che stiamo facendo noi, ma stanno facendo anche gli altri due corsi in parallelo a noi. Rivedremo ed eventualmente modificheremo chiarendo alcune parti che sono magari poco chiare o che hanno generato la stessa domanda sui vari corsi. Quindi attenzione che domani, o oggi o più tardi, potrebbe esserci una versione lievemente modificata con dei chiarimenti in più del tema, delle specifiche dell'esame che adesso è online. Infatti, se notate, nelle specifiche è scritto versione preliminare. Proprio perché se ci sono piccole modifiche di chiarimento che emergono dalle vostre domande, possiamo incorporarle qui senza problemi. Ovviamente sarà sempre questo tema d'esame, non sarà un qualcosa di totalmente diverso. Dicevo, partiamo da un piccolo riassunto dei passi da fare e poi la versione completa la trovate a questo indirizzo che è sul sito ed è tutto scritto, sia le regole d'esame che nelle specifiche, eccetera. Quindi questo vale per il primo appello, ma vale per qualunque appello da qui a settembre incluso, o da qui all'anno prossimo in realtà incluso. Quindi una volta pubblicate, no, le specifiche del progetto, come è capitato oggi per questo primo esame su questionario ed eventualmente a valle della video chat di domande e risposte che faremo comunque per ogni appello, quindi questa cosa che facciamo oggi la faremo anche per il secondo appello, per l'appello di settembre e così via. Cosa dovete fare? Qual è il percorso, il processo che ovviamente capita? Beh, prima di tutto dovete iscrivervi all'appello sul portale della didattica. Quindi se volete partecipare o provare a partecipare a un appello, iscrivetevi sul portale. Non è un problema se qualcuno si iscrive sul portale e poi decide di non consegnare il progetto per qualunque motivo. Viceversa è problematico. Quindi, iscrivetevi, se poi non consegnate il progetto e potete disiscrivervi, fatelo, se no non importa. L'importante è che siate iscritti. Se non avete consegnato il progetto, non capita niente, sarete segnati come assenti a quell'appello. A quel punto potete leggere il testo delle specifiche dell'esame e accettare l'invito di GitHub Classroom per accedere sia al template del progetto che dovrete riempire, c'è un README. E con delle informazioni che vi vengono chieste, queste informazioni sono anche riportate nel testo della specifica. E poi ci sono due cartelle, una client e una server. Quella client c'è già un progetto React inizializzato, in quella server c'è un file, c'è un progetto diciamo con Express inizializzato, da cui potete iniziare a lavorare per il vostro, per appunto per il tema d'esame specifico. E questo poi vi serve anche per consegnare il lavoro svolto. Il meccanismo su GitHub Classroom è praticamente identico a quello che avete già fatto per i Big Lab, per chi ha fatto i Big Lab, per cui solo la differenza è che i Big Lab erano un repository di gruppo e invece questo è un repository individuale, perché il progetto d'esame deve essere svolto in maniera individuale e diciamo il più indipendente possibile, l'uno dall'altro. Quindi accettare il link per scaricare il template di progetto e per poi anche consegnare il lavoro svolto. Poi a quel punto potete svolgere il progetto come da specifica. Se avete domande potete sempre farle
sul canale esame 1 questionario, in questo caso, o esame 2, qualunque cosa sarà, esame 3, esame 4, avremo un canale per ogni appello, e lo svolgete, e a un certo punto, entro la scadenza, che per il primo appello è il 28 giugno a fine giornata, quindi 23, 59, 59 e così via, consegnate il progetto facendo push su questo repository che vi è stato creato e creando il tag final, esattamente come avete fatto per i Big Lab. Quindi i Big Lab sono stati un esercizio, diciamo, anche su questo aspetto in preparazione all'esame. A quel punto, voi la vostra parte per quel momento l'avete finita e dovete aspettare che io, in questo caso, corregga i progetti e pubblichi i risultati, i voti. E una volta usciti i voti, possono capitare due cose, ovviamente. Se il voto del progetto, della valutazione del progetto, è sufficiente, quindi avete preso un voto maggiore o uguale di 12 su 24, e facendo la somma tra quel voto lì e il voto massimo che potreste prendere per l'orale, che sono 6 punti, il voto finale ipotetico massimo vi soddisfa, è un voto che accettereste senza problemi, allora potete prenotarvi per l'orale a uno slot specifico. L'orale sarà poi tenuto da remoto e vi comunicherò dove e come prenotarvi, e poi useremo lo stesso meccanismo per tutti gli appelli. Quindi, vi piace avete un voto sufficiente e vi piace il voto perché vi va bene qualunque cosa, o perché il voto finale è proprio quello che vi piace per la media, che tenete ad avere, eccetera, a quel punto, che potreste potenzialmente prendere per la media e quant'altro, a quel punto vi prenotate per l'orale, e a un certo punto, quando vi sarete prenotati per il giorno X all'ora Y, vi collegate all'indirizzo che dovete collegarvi e svolgeremo l'orale dell'esame sul vostro progetto. Se invece il voto non è sufficiente, oppure fate la somma, avete preso 12 e potete prendere massimo 6 sull'esame, non avete consegnato il Big Lab, quindi il voto massimo a cui potete aspirare, se va tutto bene, è 18, e magari il 18 non vi piace, a quel punto mi comunicate che non volete sostenere l'orale e il voto del progetto viene annullato completamente. Quindi, voto sufficiente del progetto, iscrizione all'orale e siete, come dire, contenti, sareste soddisfatti del voto massimo ipoteticamente ottenibile, quindi dal range di voti che potreste prendere da quel voto dello scritto, sommando qualche punto per l'orale, vi iscrivete all'orale, che è obbligatorio. Se invece il voto è insufficiente o volevate un voto migliore, mi comunicate che, vabbè, se è insufficiente non c'è niente da comunicare, se invece il voto che potreste potenzialmente prendere al massimo è un qualcosa che comunque non vi soddisfa, mi comunicate che non intendete far parte all'orale, non vi iscrivete e io butto via il voto del progetto che avete consegnato e voi vi presentate a uno degli appelli successivi. Però se il voto è sufficiente e non ottengo comunicazione, l'orale è obbligatorio e dovete sostenerlo, altrimenti perdete ovviamente il punteggio del progetto, qualunque esso sia. E vi ricordo che il voto finale sarà dato dalla valutazione del progetto consegnato, che sarà massimo 24 punti, più l'esito dell'orale, che sarà massimo 6, più, per chi l'ha consegnato, i risultati dei Big Lab, quindi quel massimo 2 punti che potevate avere. Quindi, se avete preso 2 punti su Big Lab, 24 sul progetto consegnato e 6 sull'orale, arrivate al 30 lode. Domande su questo processo? Dubbi? L'orale consiste nella discussione del progetto consegnato? Sì. L'orale consiste in me che apro il vostro progetto, vi condivido lo schermo e vi faccio delle domande su quello che avete fatto, su perché l'avete fatto, sulle scelte che avete fatto nel fare il progetto, perché voi dovete in certo senso dimostrare
che l'avete fatto voi e che abbiate capito cosa avete fatto e non avete, no, copiato e incollato codice a caso. E, per dire, no? Poi no, non capita, ma se capitasse. E quindi il progetto girerà sul mio computer e io vi condividerò lo schermo e vi chiederò, per favore, fammi vedere dove avete fatto il login, e per dire una cosa. E voi mi direte, ah, bisogna aprire il file ABC e poi scende, si deve scendere, lì c'è il metodo, c'è il form React, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, Filippo? E la LODIS anche con 31. Per gli altri. Quindi 30 e 30, 31 e 32 sono la lode per me, perché è maggiore di 30. Ok? Tutto chiaro? Però volevo solo sottolineare ancora che l'orale è ovviamente obbligatorio se il voto dell'esame è sufficiente. E una volta che avete partecipato all'orale, vi prendete qualunque voto che ottenete in quel momento. Quindi valutate bene, per quello avete l'opportunità di valutare bene se appunto buttare via il voto del progetto e quindi non sostenere l'orale, oppure se sostenere l'orale. Ma una volta che sostenete l'orale, il voto sarà quello che sarà. Quindi se prendete 24 per l'orale, prendete 4 punti, e non avete fatto il Big Lab, prenderete 28 punti, e non si può rifiutare quel voto, come scritto anche nella regola d'esame. Quindi se volete leggere questa versione completa, c'è scritto anche lì da inizio semestre. Ok? Questo per evitare, no, poi sorprese, ma io pensavo che mi potevo partecipare all'orale e poi rifiutare tutto dopo. Vedo che c'è qualcuno che scrive, quindi aspetto un attimo, nel caso sia una domanda ancora su questa parte, se no ci spostiamo alle vostre domande sul tema d'esame specifico per questa volta. Per l'orale ho visto che si può ottenere uno schemino per aiutare a ricordare dove sono posizionati i pezzi di codice, corretto? Sì. Per l'orale voi sarete sul vostro computer, quindi potete usare tutti gli schemini, anche tenere il codice aperto se avete un secondo schermo, se volete. Ecco, la cosa importante, la cosa caratteristica sarà che il codice non girerà sul vostro computer e quindi non lo potrete eseguire voi indipendentemente, ma sarà esattamente la versione che avete consegnato che io farò girare sul mio computer, vi condividerò lo schermo attraverso Zoom e voi potrete ovviamente interagire o dirmi di interagire attraverso il codice che però sta girando sul mio computer all'interno del mio browser, eccetera. Va bene, allora, due parole di sintesi sul progetto, sul tema d'esame, sulle specifiche d'esame per questo primo appello. Si tratta di costruire un'applicazione web per creare questionari, in cui avrete, diciamo, un utente amministratore che potrà creare questionari. Questi questionari saranno composti da un titolo e da una serie di domande. Ecco, è facile che noi specificheremo nella versione finale del testo che un questionario deve avere almeno una domanda con almeno una risposta, quindi che non sarà possibile creare un questionario con una serie vuota, con un set vuoto di domande. Questo il 99 su 100 lo specificheremo nella versione finale del testo, ma volevo anticiparvelo. Quindi un questionario ha un titolo e una serie di domande. Una serie di domande vuol dire almeno una domanda con almeno una risposta. E le domande possono essere di due tipi diversi, a risposta chiusa e a risposta aperta.
la risposta chiusa ha un quesito e poi una serie di testi per le risposte aperte. Ogni risposta, ogni domanda avrà un numero minimo, un numero massimo di risposte che saranno accettate, e se guardate la nota c'è una combinazione di minimo e massimo che rende le domande o facoltative obbligatorie, oppure scelta singola, scelta multipla. E oppure le domande possono essere aperte, dove ci sarà un campo di testo libero di massimo 200 caratteri, che dovrà essere di massimo 200 caratteri, e anche in questo caso la domanda potrà essere indicata come obbligatoria o opzionale. E l'utilizzatore è un altro tipo di utente, ma un tipo di utente molto soft rispetto all'amministratore, perché mentre l'amministratore si può loggare, si deve loggare sul sito per poter creare i questionari e poi avrà un elenco dei propri questionari creati, l'utilizzatore semplicemente sarà la persona che utilizza il sistema, non dovrà loggarsi e non sarà identificato univocamente da nessuna parte, ma nel compilare un questionario che un amministratore ha creato dovrà inserire il proprio nome. Però, di nuovo, non deve essere, appunto, un utente molto soft, proprio perché non è loggato, il nome non deve essere univoco, quindi voi potete avere più utilizzatori che compilano un questionario mettendo il nome Marco, per dire. Cosa può fare l'amministratore dopo essersi autenticato? Può creare un nuovo questionario, quindi creare una domanda, eliminare una domanda, modificare l'ordine delle domande, spostandole su e giù, per esempio con delle freccettine, e pubblicare il questionario, e da quel momento il questionario non sarà più modificabile per l'amministratore e diventerà automaticamente visibile agli utilizzatori nella home page non loggata del sito. E l'amministratore potrà anche visualizzare i risultati dei propri questionari pubblicati con le seguenti azioni. Quindi potrà visualizzare l'elenco con il numero di utilizzatori che vi hanno risposto. Quindi il questionario 1 ha avuto tre risposte diverse da tre utenti diversi e da tre utilizzatori diversi, e poi selezionando uno dei questionari dovrà permettere di navigare tra le risposte con la funzionalità di navigazione di tipo precedente successivo, quindi questionario compilato dall'utilizzatore 1, avanti, utilizzatore 2, avanti, utilizzatore 3, indietro, utilizzatore 2. Quindi deve essere navigabile con questa modalità precedente successivo. E poi qui ci sono i requisiti, come si installa, dove lo proveremo. Bisogna usare Passport, l'autenticazione deve essere fatta unicamente con Passport, come l'abbiamo vista nel corso, quindi con un utente password, non si può utilizzare altri tipi di meccanismi di autenticazione, e bisogna anche riempire il file README, e qui ci sono la procedura di consegna che mima il processo passo passo che vi ho appena raccontato. Diego, visto la tua domanda, rispondo dopo, adesso insieme alle altre. Ok, quindi giusto per riassumere, poi il test è qui, ovviamente potete leggerlo, avete potuto leggerlo in questi giorni, passiamo alle vostre domande in ordine, partendo dalla prima di Diego, e se nel frattempo ne avete altre scrivetela pure. Allora, la prima domanda era riferita al pubblicare il questionario. Nel testo diceva pubblicare il questionario, da questo momento il questionario non sarà più modificabile e diventerà visibile agli utilizzatori nella pagina principale del sito. E la domanda era, questo implica che all'interno della dashboard dell'amministratore si avranno anche un elenco di questionari non pubblicati e quindi modificabili? Oppure una volta iniziata la creazione del questionario, questo deve essere necessariamente pubblicato o in caso di mancanza pubblicazione viene eliminato? Risposta, la seconda. Quindi quando l'amministratore crea un questionario e arriva in fondo, se preme pubblica o preme salva, allora il questionario sarà pubblicato e sarà completo. Se chiude la pagina, prima cancella, prima annulla, torna indietro, eccetera, qualunque cosa fatto venga perso. Cioè non è necessario, non è richiesto gestire il salvataggio parziale del questionario. Il questionario si crea, si creano le domande, si cancellano le domande, si riordinano le domande e si pubblica. Non c'è nessun altro meccanismo da gestire.
Durante la creazione del questionario, l'amministratore deve essere libero di scegliere quante risposte può inserire all'interno di una domanda a scelta multipla, oppure è consentito inserire un limite restrittivo al loro numero. Esempio, massimo 6 risposte multiple inseribili per domanda a scelta multipla. Questa è una cosa che chiariremo molto probabilmente nel testo, però anche se non lo chiariamo, vi dico già che se volete potete considerare un limite massimo di 10 risposte per ogni domanda. Quindi ogni domanda può avere al più, ogni domanda a scelta multipla, ovviamente a risposta multipla, può avere al più 10 diverse risposte. Questo per semplificarvi essenzialmente la struttura del database, così arriviamo anche alla domanda successiva che avete fatto in chat, e non tanto per semplificarvi tanto la vita al lato React, perché se fate le cose fatte bene, immagino che voi avrete la domanda con una prima risposta che l'amministratore può compilare, poi avrete un bottone più per aggiungere la seconda e un bottone meno per cancellare la seconda. E ogni volta che premete più, aggiungete una risposta fino a un massimo di 10. E questo, ripeto, pensiamo di inserirlo, è una domanda che hanno fatto anche negli altri corsi, e pensiamo di inserirlo come specifica nel testo dell'esame. In ogni caso, anche se non ci fosse, considerate, se volete, e se non compare, un limite massimo di 10 risposte possibili per l'amministratore. Poi, allora, questo ovviamente in parte ho risposto, quindi se volete potete ipotizzare, se non finisce appunto nel testo dell'esame, ma anche se finisce ipotizzate che avete questo limite massimo di 10 persone, e la struttura del database in realtà è a vostra scelta, fa parte di una scelta di progettazione. Quindi come preferite, come ritenete più efficace e più comodo sviluppare il progetto. Non ci sono vincoli su come strutturate il database, al netto del fatto che sappiate poi spiegare il perché l'avete fatto in quel modo. E quindi che ci sia un ragionamento dietro. Poi può essere un ragionamento discutibile o meno, però ci deve essere un ragionamento. Quindi non ci sono, poi lo scrivo meglio, ma non ci sono vincoli su come organizzare il DB. Potreste avere una domanda, una tabella per le domande aperte e una per le chiuse, una colonna con le D corrispondente del questionario, potreste avere una colonna unica con dentro il JSON delle risposte, delle varie risposte, quello che è ragionevole, che vi sembra comodo per il caso specifico. Poi, questo è relativo all'utente, giusto? Non è necessario, no? Dobbiamo comunque identificare l'utilizzatore univocamente nel DB per poter mostrare le risposte associate al suo nome, se no non sarebbe possibile distinguere tra risposte di utenti con nome uguale. Non è necessario identificarlo univocamente nel DB, no? Quello che credo che possa essere identificato univocamente nel DB, visto appunto che non ci sono vincoli su come organizzare il DB, è che ovviamente ogni risposta al database sarà univoca, ogni risposta al questionario sarà univoca. Quindi immagino che l'utilizzatore A, qualunque esso sia, il suo nome, compilerà il primo questionario dell'amministratore 1 lo compilerà una volta, poi magari lo ricompila una seconda volta, e a quel punto i questionari, no, sono le risposte ai questionari, le compilazioni dei questionari sono quelle univoche che dovete poi riportare nella sezione di visualizzazione dei risultati, perché appunto lui vuole visualizzare i risultati, quindi no, avrete tante istanze di risultati e ognuna avrà un nome di una persona. Che poi questo nome sia per tutti Marco, 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 oppure che cambi là nei questionari,
non c'è questo vincolo da considerare, cioè un utente non deve, un utilizzatore, vedete, non c'è scritto, non deve, non è obbligato a compilare solo un questionario una sola volta, può compilare anche lo stesso questionario n volte da specifiche. Quindi qui risponde non è necessario identificarlo univocamente, mentre, vabbè, non è necessario identificarlo univocamente, mentre può aver senso identificare univocamente i questionari compilati. Il questionario può avere un limite massimo di domande, l'abbiamo detto, c'è un numero minimo di route da implementare nel progetto. No, non c'è, ma ricordate di quindi non c'è un numero minimo di route da implementare nel progetto, nel senso che non è che se una ha tre route e l'altra ne ha quattro è un problema, però ovviamente, di nuovo, se fate tutto con un'unica route, dove route adesso non so se Alessandro la intendi né client né server o da tutte le parti, ma comunque, ecco, se fate tutto con un'unica route, poi diventa un po' complicato gestire tutto, sia sul client che sul server, e quindi... E a parte complicarvi la vita, probabilmente voi poi generate altre domande che non vi possa fare all'esame sul perché l'avete fatto, e magari non è la soluzione più pulita e migliore che possiate immaginare. Però non c'è un numero limite minimo di route. Create le route che secondo voi sono ragionevoli da creare. Come dire, cerchiamo di valutare il progetto per come l'avete fatto, piuttosto sul... Ok, ha fatto tre route, fatto, no? Perché uno può aver fatto tre route, ma tre route orribili, oppure può averne fatte 10, ma tutte sensate. E non è quello il fattore discriminante. Poi. L'amministratore... può visualizzare solo per i questionari, giusto? Sì, i propri questionari pubblicati. Quindi, iniziamo a rispondere alla domanda. Sì, può visualizzare solo i propri. Quindi, una volta autenticato, non è esso stesso un utilizzatore, quindi non può rispondere ai questionari degli altri amministratori. Direi che da specifiche no. Quindi una volta che è autenticato è un amministratore, vede solo i suoi questionari. Se si slogga può compilare i questionari di tutti, compreso il suo. Questo però forse conviene specificarlo nel testo dell'esame. Ne parlo anche con gli altri docenti, specificare nel testo. Per vedere se va bene così. Al momento, per come è scritto il testo, l'utilizzatore non vede i questionari, scusate, un amministratore non vede i questionari degli altri amministratori e quindi non può compilare. Se questo è quello che intendevi, Vincenzo. Quindi sì, può visualizzare se le propri e secondo le specifiche, non vede quelle degli altri nella sua home page da amministratore. Ma appunto, vediamo se specificarlo meglio e cambiare questa cosa, perché può essere in effetti discutibile, dato che l'utilizzatore non è autenticato.
In ogni caso queste domande poi le mettiamo insieme a tutte le domande degli altri due corsi e le pubblichiamo sul sito in un documento di Google condiviso, così voi vedete non solo le vostre domande con magari anche una risposta un po' più lunga di quella che sto scrivendo live, ma anche le domande che i vostri colleghi hanno fatto negli altri due corsi, e quindi se vi viene in mente qualcosa potete anche, nel frattempo vi viene qualcosa di cui qualcuno ci ha già pensato, ci ha fatto la domanda, voi potete comunque leggere la risposta che è stata data. Altre domande? Il questionario ha un limite massimo di domande? Al momento no. Un questionario può avere una serie di domande, non vuota. Questo non è scritto, ma ripeto, sarà una cosa che specificheremo. Il logout deve essere implementato? Direi di sì. Quindi sì, il logout deve essere implementato, se no come facciamo a fare login e logout? Anzi, voi nel vostro database, se leggete le specifiche e nel vostro file README, dovete specificare i nomi utenti e le password degli utenti che noi possiamo provare, e vi viene chiesto di creare almeno due utenti amministratori con almeno un questionario a testa e di inserire anche delle risposte al questionario da utilizzatori. Come se un utilizzatore l'avesse compilato. Quindi il nome utente e password devono essere forniti, perché noi dobbiamo provare tutte secondo il nome utente e la password che avete definiti voi e i campi che avete predisposto voi all'interno del DB. Quindi ovviamente il logout ci serve per provare un altro utente, ma serve anche a voi per provare un altro utente. La registrazione non è da fare invece, solo login e logout. Non perdete tempo a fare cose che non servono e che sono standard, come la registrazione in questo caso. Questa non è esattamente sul primo pezzo d'esame, ma va bene, non importa, ci sono specifiche su come utilizzare i branch, lo possiamo fare come volete, tanto più che nel vostro repository lavorate solo voi, perché individualmente, quindi se volete lavorare nel branch main, se volete fare diversi branch e poi mergiarli di tanto in tanto, come preferite. L'importante è che alla fine, alla consegna, ci sia tutto nel branch main e che ci sia il tag finale. Quindi come volete, l'importante è che alla consegna tutto sia nel branch main e che ci sia il tag final. Poi potete usarne uno, cinque, non importa. Allora, lunga domanda. L'utilizzatore, quando decide di compilare un questionario, viene renderizzato sulla route di compilazione. Nel caso in cui non completasse la compilazione e facesse un refresh della pagina o premesse indietro,
Viene riportata la home cancellando lo stato del questionario non compilato oppure bisogna considerare i dati già inseriti precedentemente? Allora, da specifiche, al momento succede quello che succede per l'amministratore, no? Se l'amministratore non pubblica, perde tutto, se l'utilizzatore non fa salva, alla fine perde tutto. Da specifiche, se poi volete fare qualcosa di più, nessuno ve lo vieta. Quindi, da specifiche, se non viene salvato il questionario compilato, forse anche questo ha senso specificarlo, visto che non si parla di questo. Ad appello concluso pubblicherete una soluzione proposta? Difficilmente. Non lo scrivo questo, perché riguarda tutti gli appelli. Difficilmente. L'anno scorso non è, credo, stato fatto mai, quindi dubito che quest'anno lo ripeteremo. Così come se leggete il testo dell'esame, oh no, le domande e risposte generali, non è possibile per noi darvi un feedback su quello che avete fatto sul progetto. Se nel caso in cui è stato non sufficiente o nel caso in cui decidiate di non portarlo avanti perché il voto non vi piace, il voto finale non vi piacerebbe. Francesco, ok, più che altro non avendo un utilizzatore loggato sarebbe difficile conservare i dati. Certo, sì, esatto. Sì, dovreste agganciarvi al questionario che state compilando, quindi ma magari avere un questionario su, sì. Se fosse un questionario sulle pagine sarebbe più facile che non un questionario su una singola pagina, però sì, non avendo utilizzato il loggato bisogna agganciarsi al fatto che qualcuno sta compilando uno specifico istanza di questionario e quindi bisognerebbe salvare i dati, ma ovviamente se non, appunto, da specifica al momento, se non viene salvato il questionario, i dati vengono persi. Dentro il DB possono essere salvati dati in formato JSON? È una pratica scorretta. Allora, fatemelo dire così. Ai fini del corso. Fine dell'esame, diciamo così, ma anche fine del corso, se usato. Allora, dentro il DB possono essere salvati dati in formato JSON, è una pratica scorretta. Tipicamente nel mondo, se fate un sito da pubblicare, da fare il deploy, non è una pratica no, raccomandata. Ai fini del corso e dell'esame, se usato con ragionevolmezza, può essere considerato ammissibile proprio perché il nostro è un corso di applicazioni web, soprattutto concentrato sul front-end e non tanto sul back-end o sulla struttura del database, per cui avete già fatto corsi di database che avrete, suppongo, superato e quindi dovreste essere, capaci a gestire un database, a creare un database, a fare delle query. Quindi un minimo di decenza, diciamo sì, la controlliamo. Ovviamente se è tutto dentro un'unica tabella, con un'unica colonna, con tutto un JSON dentro, no, anche perché, no? E come dicevo prima, vi chiederemo, e anche ai vostri colleghi, chi farà gli altri corsi, le motivazioni su perché avete fatto una scelta. Quindi se avete, per esempio, un'unica tabella con una colonna con tutto schiappato dentro in JSON, ovviamente è difficile giustificare perché quella sia una scelta ragionevole. Quindi ai nostri fini, se c'è qualcosa che è più comodo memorizzarlo in JSON, ma un qualcosina che è più comodo memorizzarlo in JSON, può essere accettabile farlo. Questo penso di aver già risposto prima, più o meno, proprio perché l'utilizzatore non è loggato, può rifare lo stesso questionario nelle volte. Sì, proprio perché l'utilizzatore non è univoco, quindi io posso rifare il questionario una volta mettendo il nome
mettono anche un nome falso, perché tanto è un campo solo di testo libero. Oppure rifarlo su questionario molteplici volte, sì. Questo. Quindi l'utilizzatore è solo, vedete, c'è anche scritto, no? All'avvio della compilazione l'utilizzatore deve inserire il proprio nome e campo di testo libero. Una volta inviato il questionario, se diventa non più modificabile, l'utilizzatore ritorna alla pagina iniziale, dove può compilarlo di nuovo. Non c'è questo, non ha richiesto di avere un vincolo, proprio perché l'utilizzatore non è univoco, non ha richiesto di tenere traccia di questo, di mantenere questo vincolo. Qualche altra domanda al netto di chi sta scrivendo? Poi ovviamente il canale questo esame 1 questionario rimane attivo fino, appunto fino alla, all'appello, quindi o anche dopo, fino alla fine degli orali comunque. Quindi vi interessa sicuramente, se ci sono altre domande potete sicuramente farle prima della consegna, ovviamente ha senso dopo un po' meno, però... Appunto, se vi venisse una domanda in mente dopodomani, avete comunque il canale Slack su cui farle e a quel punto la risposta sarà lì sul canale Slack. Una volta che un questionario viene pubblicato, può essere cancellato in futuro dall'amministratore? Cosa vuol dire rimane nel database? Il questionario non sarà più modificabile, io lo interpreto come neanche cancellabile. Sì, non può essere più rimosso. Quindi rimane lì. È creato e sarà creato per sempre. Quantomeno dall'applicazione React. Non c'è la funzionalità cancella il questionario. C'è la funzionalità crea e pubblica. E cancella le domande, quelle sì. Ok, la domanda non inerente all'esame rispondo dopo, però, Però rispondo. Altre domande sull'esame, sull'appello o sull'esame in generale?
Si sa già una data indicativa per gli orali? No. Come dicevo su discussion a chi ha chiesto, dipende, no, dipende, come immaginerete, dipende da vari fattori, dipende da quanti consegnate, da quanto belli o brutti sono i vostri progetti. Se consegnate tutti 80, ovviamente ci vuole un certo tempo a correggerli, ma se tutti 80 sono fantastici e ci vuole 5 minuti a correggerli, si fa presto. Se tutti 80 sono disastrosi, ci vuole comunque 5 minuti a correggerli, si fa presto, ma se sono invece magari un certo numero così così, ci vuole ovviamente più tempo a correggerle, quindi richiede giorni. La stima che abbiamo fatto, guardando a cosa è successo l'anno scorso, al primo appello dell'anno scorso, è che il primo appello dell'anno scorso iniziava gli orali dopo una decina di giorni. Questo non vuol dire niente per noi, però se vi piace avere un riferimento al passato, l'anno scorso è successo, al primo appello è successo così. Mi auguro di non metterci di più di 10 giorni a correggere i vostri progetti da primo appello. Però, ripeto, dipende da quanti consegnerete e da come saranno i vostri progetti e se succedono altri imprevisti. Come verrà valutato il programma? Aspetta, questa la data non l'ho messa qui, ma questa si potrebbe mettere. Allora, questa è una domanda ragionevole. Come verrà valutato il programma rispetto alle specifiche? Questa è l'unica risposta che in questo momento posso scrivere. No, nel senso che rispetto alle specifiche, rispetto a quello che abbiamo fatto nel corso, rispetto alle best practice, rispetto a quello che se voi andate a vedere sono, quindi rispetto a queste specifiche, no? L'aderenza alle specifiche è sicuramente quello che fa la gran parte della valutazione. E poi se guardate queste domande frequenti, e guardate per esempio, aspetta che l'ho vista l'altro giorno. No, per esempio sugli errori, avete bisogno di gestire tutti i possibili errori come volete, ma gestite almeno quelli più importanti, no? Per esempio, ho usato feature che non sono richieste per l'esame, posso prendere un voto migliore? No. E prendo extra punti per implementare la feature X che non era richiesta? No. E, eccetera, eccetera, eccetera. Però, fatemi vedere se così la trovo prima. Per esempio, come questo qui, dovreste cercare di avere la soluzione più semplice e seguire le best practice stabilite che abbiamo anche visto nel corso nelle applicazioni web. Quindi questa credo ci sia da qualche altra parte anche più o meno uguale nel corso. Quindi un errore toglie quanto una specifica non è implementata? Dipende dall'errore. Non avete fatto un check su un campo non richiesto, comunque non così, su un campo che non era obbligatorio? Ovviamente no. State facendo il login in maniera completamente sbagliata? Magari sì, dipende poi dal tipo di errore specifico. Ovviamente adesso non posso a prescindere, no? C'è un criterio di valutazione che si è scritto sugli errori fatti? Al momento no, ovviamente anche perché un pochino calibrerò quantomeno sicuramente la valutazione su quello che avete fatto, no? Per cui se ci fosse, per esempio, un errore che tutti fate, magari può essere anche colpa delle specifiche che non sono chiare. Quindi se tutti quelli che consegnano hanno fatto lo stesso identico errore o comunque hanno fatto un errore sulla stessa identica parte, allora magari invece di penalizzare un po' di più su quell'errore, magari si penalizza un po' di meno. Tenete sempre in considerazione che nonostante facciamo la somma tra il voto dello scritto e il voto dell'orale, eccetera, non è una cosa automatica per cui c'è un test che gira e sputa fuori un voto, ma c'è una correzione di una persona che valuta quello che avete fatto nel suo insieme. Quindi, come dire, la componente umana c'è sempre, se no non servirebbe il professore, basterebbe una suite di test che fa dei controlli automatici, sputa fuori un voto ed è finita lì. Sicuramente una specifica non implementata è problematica.
Questo ve lo posso dire sicuramente. Quindi assicuratevi di aver implementato tutto come dovete e cercate il più possibile di seguire le best practice che abbiamo visto. Poi non è obbligatorio che facciate le cose esattamente come abbiamo fatto nel corso, se non volete, però ovviamente cercate di fare le cose al meglio, rispettate le specifiche, rispettate i requisiti, per esempio di utilizzare Passport con nome utente password. Questo non è una specifica del progetto, ma è un requisito che comunque è riportato nel testo. E potete ovviamente usare anche altre librerie, se vi è comodo utilizzarle, che magari non abbiamo visto, ma che conoscete e che potete utilizzare, a patto che poi sappiate dire perché le avete utilizzate e come funzionano, ovviamente. Ma tutto questo è riportato in queste FAQ generali. Allora, non so se, no, non stai scrivendo tu. La user experience è considerata per quanto riguarda la navigazione del sito, in realtà per quanto riguarda l'intero sito, diciamo che non rientra, ti do una risposta su due livelli. Il primo livello è non rientra nei requisiti. Però come dire, come dire, no, la user experience non rientra nei requisiti, non è una cosa che ci siamo focalizzati durante il corso, c'è un altro corso che si occupa di questi aspetti, che tra l'altro costruisce su, utilizza le stesse tecnologie web che abbiamo visto qui, che è il corso di Human Computer Interaction, che tra l'altro faccio io, quindi scusate per la marchetta pubblicitaria, che faccio io e il professor Corno, che è il docente del corso in inglese di applicazioni web, in cui ci si concentra sulle user experience, su come progettare sistemi, non solo siti web, che siano utili, usabili e utilizzabili. Ed è un corso del primo semestre a scelta, quindi se siete interessati a quegli argomenti e lo scegliete non vi ha fatto troppo dispiacere fare questo corso con me, mi ritroverete se scegliete questo corso lì. Quindi non rientra nel requisito user experience, per me è un argomento abbastanza che ci faccio attenzione, però ovviamente non rientra nei requisiti, non toglie punti, una cosa fatta in maniera inappropriata, e sicuramente una buona pratica il fare il più possibile, ma non abbiamo visto all'interno del corso come si fanno le cose nel migliore modo possibile, ammesso che in alcuni casi esista un modo univoco, migliore possibile. Quello che volevo scrivere qui non rientra nei requisiti, però considerate che dobbiamo provare il sito, no? Per cui se uno non riesce a trovare il bottone per aggiungere una nuova domanda, no? Rischiate poi di perdere dei punti, non perché non avete implementato la feature, ma perché l'avete fatta in maniera così complicata che non si riesce a trovare, no? Quindi rientra nel suggerimento che c'era nelle domande frequenti. Cercate di fare le cose in maniera più semplice e più ragionevole possibile. Quindi non rientra nei requisiti, questo che volevo dire, però non... dobbiamo poi provarlo il sito, no? La vostra applicazione web, quindi se diventa una cosa totalmente astrusa e che non si riesce a utilizzare, viene poi penalizzata la vostra, perché non si trovano le cose, magari ci sono nel codice ma non si riescono a trovare sul sito, per assurdo. E al massimo vi beccate qualche commento all'orale, ma senza tolti punti o senza nessun problema. Però diciamo così, cercate di
renderlo il più utilizzabile possibile, considerando che per valutarlo dovrò provarlo, quindi dovrò trovare le cose che avete fatto, e anche le validazioni, no? Se ci sono non devono essere come codici, ma devono essere visibili, sennò uno rischia di perdersele, no? Soprattutto se ne deve valutare tante. E la traccia in cosa verrà modificata eventualmente o rimarrà in grandi linee con queste specifiche? La traccia rimarrà con queste specifiche, assolutamente. Eventualmente verranno chiariti alcuni aspetti, per esempio, molto probabilmente, perché ne abbiamo già parlato, il limite massimo di 10 risposte per domanda verrà inserito. Quindi, modifiche di questo tipo. Quindi qui, a un certo punto, alla domanda sono associati il numero minimo, ci sarà una frase che dice ogni domanda potrà avere al massimo 10 risposte, punto. Però le funzionalità e il resto rimane ovviamente così. Quindi dei dettagli, qualcosa di poco chiaro diventerà più chiaro, per esempio questa cosa sulle massimo 10 domande, quindi ho dei limiti in più o dei dettagli in più, però la traccia rimarrà questa sul questionario. Quindi aggiungeremo cose più o meno come questo, massimo 200 caratteri, ma applicate ad altri aspetti, quindi chiarimenti. Di cose poco chiare. O magari queste cose qui, ecco. Tenete presente che l'amministratore può anche comportarsi l'utilizzatore nel momento in cui si slogga. No. Rendere chiaro qualcosa che già è scritto in maniera magari implicita. Il codice deve essere commentato adeguatamente. Nel senso, mettetevi sempre, no? Non andare a scrivere forse più commenti che codice, ma considerate sempre che il progetto poi verrà corretto da qualcuno che non siete voi, che sono io in questo caso. Quindi se c'è un commento che mi aiuta a capire qualcosa di particolare che avete fatto nel codice, allora può essere utile a me per capire meglio quello che avete fatto, perché magari è qualcosa di un pochino complicato, un pochino strano, eccetera, allora è giusto specificarlo, ma può anche essere utile a voi durante l'orale ricordarvi, no, che cosa è stato fatto perché l'avete scritto e quindi lo vedete a schermo, non è che vado a cancellarlo il commento. Ovviamente se il commento è questo è il metodo del login ed è un metodo che si chiama, una route che si chiama slash API slash login, magari quel commento non serve. Quindi sì, passaggi più complessi o più particolari. Quanto bisogna curare l'aspetto responsive? Per responsive intendi adattarsi a differenti risoluzioni? Non bisogna curarlo. Non è richiesto. Poi se volete farlo è un qualcosa in più che fate per passare il tempo. Ma il sito deve funzionare per desktop. Quindi nel momento in cui funziona ragionevolmente funziona su un monitor, non nessuno va a restringerlo per però diventare mobile, per dire. Altre domande?
È necessario memorizzare nel DB la data di creazione del questionario. Direi di no. Non mi sembra di vedere niente nelle specifiche, volevo ricordarle per non andare a memoria, che richieda un ordinamento temporale oppure di visualizzare la data in cui è stato creato o compilato un questionario. Quindi da specifiche no. Poi se nel farlo vi viene comodo averla, per qualche motivo, ma non è un attributo del questionario la data. Altre domande? Poi ho la domanda di sul Big Lab 2, giusto? Non mi ricordo più chi l'ha chiesta, però Alessandro. Allora, mentre magari aspettiamo ancora un paio di minuti, nel caso qualcuno venga in mente qualche domanda, Big Lab 2, i risultati mi dicono entro la fine della prossima settimana. Quindi può voler dire da oggi, domani, alla fine della prossima settimana. Con la stessa modalità dell'altra volta, quindi i voti per gruppo sul PDF e poi eventuali issue aperte su ogni repository di gruppo. Ecco, invece sull'esame una cosa che mi hanno chiesto in un ricevimento studenti venerdì, che a proposito ci sarà anche questo venerdì se qualcuno ha qualcosa da chiedere, sull'esame o no. Il progetto d'esame è ovviamente individuale, quindi non è ammissibile avere quattro progetti identici. Non è vietato parlarsi, consigliarsi, capire come un'altra ha fatto le cose, però non è dall'altra parte ammissibile avere n progetti esattamente identici, quindi fatti insieme a un'altra persona e consegnati in maniera identica, speculare. Questo è anche scritto nelle regole dell'esame, se andate a rivedere. Quindi potete sicuramente, perché non credo che nessuno non lo faccia, o quantomeno che la maggior parte lo faccia, o che possa farlo, parlarvi, condividervi idee, condividervi soluzioni, condividere problemi, però non consegnare
n volte, dove n è maggiore di 1, lo stesso progetto d'esame, se anche prendete, perché può essere lecito, prendete del codice da un'altra persona o condividete del codice con un'altra persona, ognuno deve sapere esattamente che cosa fa quel codice e perché è stato fatto in quel modo, quali sono state le scelte che sono derivate da quello che è stato fatto in quello specifico modo. Vantaggi e svantaggi, perché potrebbe essere richiesto all'orale. Giusto per chiarire. L'orale può ricevere anche un voto negativo? Spero proprio di no. Onestamente. Direi di no. O meglio, diciamo così. Diciamo così, tipicamente no. Nel senso che se fate scena muta, al massimo prendete zero. Però, se nell'orale dimostrate di non aver fatto voi il progetto, potreste essere bocciati. Quindi avete costato un progetto da 24, ma nell'orale non sapete che pesci prendere, non sapete niente del vostro progetto, quindi date proprio dimostrazione che non l'avete fatto voi, ma avete, non lo so, l'avete fatto fare a un vostro amico, a un vostro collega, avete pagato qualcuno per farlo e non avete la minima idea di che cosa faccia, allora potreste essere bocciati, nonostante il 24, perché ovviamente non l'avete fatto voi quel progetto. Però deve essere proprio una cosa evidente in questo modo, cioè del tipo appunto qualcun altro ha fatto il progetto, io l'ho consegnato e non mi sono preoccupato neanche di cercare di capire che cosa fa, che mi sembra... Può capitare, per carità, però mi auguro che non capiti. L'altra domanda. L'utilizzatore deve inserire obbligatoriamente il suo nome quando compila il questionario oppure può essere anonimo. L'utilizzatore deve inserire il proprio nome. Che poi inserisca anonimo come nome o un nome falso, non importa, devi inserire un nome. È obbligatorio comunque il campo nome. Non avete modo obbligatorio, non avete modo di controllare il contenuto, no, del campo nome, però sì, deve inserire il nome. I punti del Big Lab contano per la sufficienza, cioè 16 più 2 valido, perché no? Tu dici, io prendo, non so, 12 qui, 4 qui, e prendo 2 punti qui, fa 18. È una somma, sì, io... Sarebbe di sì. Sperando che non capiti, Alexander, ma...
Altre domande? Ma noi possiamo stare qui tutto il tempo che volete, però non è che dobbiamo chiudere a un certo punto. Però se non abbiamo più domande. Nella creazione del questionario, adesso la copio un attimo questa domanda. Quindi prima di pubblicarlo, una volta che si è creata la domanda A e si passa alla creazione della domanda B, è possibile tornare a modificare la domanda A, la domanda e le diverse opzioni cambiando i testi, oppure generazione, oppure no, si può solo cancellare e ricreare la domanda? La domanda non si può modificare. Quindi una volta creata la domanda A, se volete modificarla, bisogna cancellarla e rifarla. Non è tra le feature la modifica della domanda. Si può creare, modificare l'ordine della domanda, eliminare la domanda e pubblicare l'intero questionario. La modifica della domanda non è prevista. Si deve cancellarla e ricrearla. Ecco, in generale cercate di tenere presente quello che c'è scritto, quindi se c'è scritto deve, vuol dire che è qualcosa che deve esserci, se c'è scritto massimo x caratteri o massimo x opzioni, vuol dire che ci vuole un controllo, che non si superi quel max, se c'è scritto minimo, vuol dire che deve essere un controllo che non permetta di farne meno di quel minimo. Se manca la funzionalità modifica o la funzionalità cancella il questionario o qualunque altra cosa che possa venire in mente e non c'è, non fatela. Se siete in dubbio, o chiedete, oppure provate a farla, no? In quel caso è meglio fare forse una cosa in più, che non una cosa in meno, se non avete la possibilità di chiedere, però c'è il canale, quindi non c'è problema, potete chiedere in ogni momento. E magari se è una cosa piccola e dite la faccio lo stesso, non vale la pena chiedere, ecco, da quel punto di vista. E così come non aggiungete specifiche che non ci sono in base a quello che avete fatto nei laboratori, no? Per esempio, nei laboratori vi era richiesto di usare il modale per il form. Ed era richiesto, no? Era scritto così nel testo del laboratorio. Qui non c'è scritto. Quindi fatelo come volete. Volete usare il modale? Usatelo. Non volete usarlo? Non usatelo. No? Quindi se non è specificato, scegliete secondo quello che ritenete opportuno e ragionevole scegliere.
Questo in generale, ovviamente, sono esempi questi che ho riportato, ma si applicano a questo tema d'esame, a queste specifiche d'esame e anche a quelle successive. Altre domande? Fate magari un cenno sui partecipanti di Slack per sapere, di Zoom per sapere se state per scriverla, state pensando ancora oppure siete soddisfatti così, così abbiamo un'idea dello stato. Ok, prendo tutti questi come sono soddisfatto così. Per ora, i pollici in su e il cono di festa. Però ce ne sono stati tipo 5-6, gli altri 25. Va bene, allora, a meno che qualcuno adesso non scriva, ho una domanda. In questi, diciamo, 2 minuti possiamo chiudere qui questa, posso parlare per 2 minuti nell'attesa che qualcuno scriva, ma possiamo chiudere qui questa sessione di domande e risposte. Ovviamente se avete delle domande da adesso in poi scrivetele pure nel canale Slack e risponderò lì nel canale a questo punto. Questo documento che ho scritto e che state vedendo l'idea è di unirlo agli equivalenti che hanno fatto negli altri 2 corsi e pubblicarveli come un unico documento di domande e risposte relativo all'esame. Sarà linkato sul sito, nella pagina dell'esame. E allo stesso modo troverete poi, diciamo, tra stasera, tra oggi pomeriggio e i prossimi giorni, una versione aggiornata, sempre sul sito, del tema d'esame, dove l'aggiornamento è sempre relativo a quei dettagli, a quelle chiarimenti sulle cose che abbiamo detto, quindi cose come ogni domanda avrà al massimo, potrà al massimo avere 10 risposte, quindi pezzi di chiarimento, non una traccia completamente diversa, ovviamente, perché la traccia rimane questa. Quindi per il primo appello ci sarà da creare questo questionario con l'utilizzatore, con gli amministratori, eccetera. Potranno cambiare alcuni dettagli che appunto sono emersi da questa sessione di domande e risposte e quindi che sono serviti a migliorare, a rendere più chiara e specificare meglio alcuni aspetti del tema d'esame, della traccia del progetto. Vi ricordo solo l'ultima volta, uno, iscrivervi all'appello sul portale, due, compilare il CPD se non l'avete ancora fatto, siamo al 57 e qualcosa per cento, che è già più della metà, e va bene, però se riusciamo a salire ancora un paio di persone, magari arriviamo a 60, che già almeno è una più di metà un po' abbondante, e accettate l'invito su GitHub Classroom, che è sul sito, quindi questo qui. Se avete fatto il Big Lab non vi dovrebbe chiedere praticamente niente, in ogni caso ci sono le istruzioni qui sotto. Se non avete consegnato il Big Lab dovrete associare il vostro nome utente GitHub a
uno dei nomi delle persone iscritte all'esame, al corso, che ovviamente non hanno ancora avuto accesso a questo sistema, ma è un click e poco altro. A quel punto vi creerà un repository che si chiamerà esame 1 meno questionario meno la vostra matricola, credo, il vostro numero utente GitHub, e a quel punto avrete il repository del progetto totale pronto, il template quantomeno, da poter scaricare e iniziare a lavorare al suo interno. E in particolare ci sarà già una cartella client strutturata in maniera simile a BigLab 2. Una cartella client col progetto React di partenza, una cartella server con il server JavaScript e il package.json per Express e un README per appunto inserire i dati che vi vengono richieste, come l'API che avete creato, le root che avete creato, i componenti principali che avete creato in React o avete utilizzato in React, il nome utente, la password degli utenti amministratore, il vostro nome, cognome, matricola, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, il template è generico per tutti gli appelli, personalizzatelo per l'appello in cui, a cui state partecipando. Che io sappia, esiste un modo per controllare di aver associato correttamente la matricola al nostro account GitHub? Credo di poter controllare io. Non ne sono sicuro se ho questa visibilità in GitHub Classroom, ma se crei il repository e mi dici come lo crei, posso controllare se è associato quantomeno a te o a che cosa è associato. Lorenzo. Non so se lato tuo tu hai la possibilità di controllare questo, no? Non credo, però. Però, insomma, alla fine se a massimo è fregato il nome a qualcun altro e quindi qualcuno non troverà il suo nome, me lo dirà. Ecco, se non trovate il vostro nome, ditemelo che lo aggiungiamo, lo riaggiungiamo nel caso qualcuno vi abbia fregato momentaneamente l'identità. Però se vi crea un repository dentro l'organizzazione, come si chiama, Polito AV1MZ 2021 exam o una cosa del genere, e avete un repository lì dentro che si chiama esame 1 meno questionario meno qualcosa a cui avete accesso solo voi, siete a posto per l'esame. Poi inserite nel README la vostra matricola, il vostro nome, il vostro cognome e le informazioni che vengono richieste da quel README, perché appunto quel README e quel template è comune, sarà comune a tutti i progetti d'esame, anche degli altri appelli, quindi va personalizzato per l'appello specifico che state a cui state partecipando. Sì, il repository lo crea col nome di GitHub. Allora, poi magari scrivimi, perché sennò rischio di dimenticarmi, provo a controllare io, Lorenzo, se riesco a trovare questa associazione. Il repository è comunque privato, ovviamente privato. Tutti i repository creati saranno privati perché sono visibili solo a voi e agli organizzatori, ai proprietari di quell'organizzazione GitHub, che siamo io e Luca Mannella, che ha seguito con voi i laboratori, perché ovviamente è nella stessa organizzazione che avete messo i Big Lab, quindi... noi vediamo tutti i repository privati, tutti i vostri repository, se no non potremmo scaricarli e correggerli, ovviamente, mentre voi ognuno vede il suo. Comunque, non è, no, in generale non è un grosso problema. Se qualcuno non trova il proprio nome perché non ha consegnato un Big Lab, perché non ha consegnato, non poteva Big Lab, ma ovviamente vuole consegnare l'esame e non trova il nome nella pagina di associazione con l'utente, me lo dica e lo aggiungiamo in qualche modo, sia che qualcuno l'abbia, se sia erroneamente associato oppure per altri motivi, perché ce lo siamo persi da... scaricando le informazioni dal portale. Non è un problema, è una cosa che si risolve facilmente in ogni caso.
Bene, quindi io direi a questo punto possiamo chiudere qui questa registrazione, questa chiamata. Come vi dicevo, questo documento lo pubblicheremo probabilmente insieme agli altri tre, agli altri due corsi, quindi avrete tutto un insieme di domande e risposte anche date sugli altri due corsi, alcune saranno ovviamente in inglese, ma se avete un dubbio potete anche controllare lì, se vi verrà un dubbio potete anche controllare lì, il testo d'esame lo aggiorneremo il prima possibile, ma cambieranno questi dettagli chiarificatori, non cambierà la sostanza, ovviamente, e per cui potete già da oggi, da ieri, se volete, iniziare a lavorare sul vostro progetto, che avrà una parte in React e avrà ovviamente la parte in Node.js con SQLite, questo è un altro requisito che è scritto nel testo d'esame, e ci sono anche, se avete visto nel testo d'esame, nella traccia, come noi proveremo i vostri progetti. Quindi quando l'avete finito, provate a fare una installazione pulita, un clone pulito del vostro repository, eseguite esattamente i comandi che eseguiamo noi per farlo partire, assicuratevi che ci siano tutti i dati nel README, come il nome utente e la password, per accedere, se no noi non possiamo accedere come amministratori, e, con gli utenti che avete creato, con quello che è richiesto, in modo che quantomeno sappiate che la correzione può partire perché il progetto è funzionante. Va bene? Va bene. Allora, vi auguro una buona giornata, tenete d'occhio il sito e Slack per questi aggiornamenti e in bocca al lupo per chi vuole provare il primo appello e rifaremo poi la stessa cosa, video chat di domande con lo stesso meccanismo, quindi documento condiviso con le domande e risposte, eccetera, anche per il secondo, il terzo e il quarto appello. Quindi la stessa cosa che facciamo oggi, registrata esattamente come oggi, la faremo anche per i prossimi, per tutti gli altri appelli. Quindi questo lo dico in generale per chi non consegnerà o deciderà di non consegnare al primo appello, ma vorrà consegnare a un appello successivo. Detto questo, vi auguro buona giornata, buon lavoro per chi vuole lavorare su già questo primo repository. Come sempre, se avete domande, scrivete pure su Slack. Buona giornata e a presto.